Buonasera da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi. Benvenuti a Torino, Juventus Stadium, la serata giusta per aprirvi un mondo. È la finale della Women's Champions League, è Barcellona-Lione. Henry va per la porta e trova un gol clamoroso. Che modo di spaccare la finale, 1-0 per il Lione. Un gol strepitoso, ottimo il recupero palla da parte del Lione e Henry vede un po' fuori dalla porta Pagnos e trova veramente l'incrocio dei pali in maniera superlativa. Arriva Rolfo come un treno, lì a sinistra, dato un occhio alla porta, Rolfo serve l'assist, Hermoso prova a prendere posizione, la palla resta lì e alla fine arriva Ender, che occasione per il Barça. Bello lo scambio con Malar, parte il cross di Bascià, zona secondo palo, tanto per cambiare, segna Ada Hegerberg, ancora lei, ancora in finale, ancora contro il Barcellona, doveva smettere di giocare e invece oggi segna il suo 59esimo gol in 60 partite di Champions League. Eccola la prima storia della serata, 2-0 Lione. E questa è un'azione tipica del Lione, un marchio di fabbrica. Altro recupero alto del Lione, la trappola di Sonia Bonpastore sta funzionando. Hegerberg, gran palla dentro, Malar forse poteva anche lasciarla andare. Poi ancora Hegerberg, forte sul secondo palo e Macario deve solo spingere in porta. Clamoroso a Torino, 0-3, il Barcellona non c'è allo Stadium. Rolfo prova a calciare, la palla diventa buona per Caroline Hansen, c'è Hermoso dentro l'area di rigore, parte il cross e arriva la zampata di Alexia Putellas, eccolo il guizzo del pallone d'oro, si riaccende il Barcellona, 3-1. Altissima Mapi Leone su Macario, funziona la pressione, poi Patri praticamente da centrocampo traversa. Che cosa si è inventata? Rocha la mette il cross, è arrivata Zorno Gorcevic sul secondo palo, ma non è riuscita a inquadrare la porta, Endler era immobile. Il Lione va a chiudere addirittura con l'Esomé che cerca il secondo palo, Pagnos e il legno a negare il 4-1 all'OL. Ultima occasione probabilmente della partita, ultima occasione della finale, solo per l'orgoglio il Barcellona, Alexia Putellas, si aprono le acque davanti a lei, Oshoala, ancora da Alexia, altro scarico, non calcia Paredes nella maniera corretta, c'era anche fuori gioco, ma è anche l'ultima scena di questa partita, la storia conta e sono ancora loro, l'urlo di Sonia Bonpastor, il Lione per l'ottava volta nella sua storia è campione d'Europa, vince la Women's Champions League, battute le campionesse in carica, battuto il Barcellona, battuto il pallone d'oro da un gruppo di ragazze che si sta rinnovando ma che ha dimostrato di avere ancora tanto da dire e le regine d'Europa sono loro. Arriva e sembra dire mamma mia, l'abbiamo fatto ancora. È quasi arrivato il momento, non le sente Wendy Renard, vuole sentirle di più. E adesso è pronta per alzare al cielo la Champions League. Il Lione per l'ottava volta nella sua storia è campione d'Europa.